Ehi, hey, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera ad Astra. Oggi cattura dei leggendari Regirock, Regisil, Regice, Regigigas e anche un nuovo Pokémon Regi creato appositamente per questo fangame. Che ci viene tra l'altro svelato da Bellocchio, si chiama Reginalus, ce lo dice praticamente appena iniziamo la missione. Ma prima di iniziare la missione è bene procurarsi due Pokémon, Bandeon e Skeleon. Sono due nuove evoluzioni di Eevee. Eevee si cattura su percorso 10 se non sbaglio e si trova anche piuttosto facilmente ad un livello alto, tra l'altro livello 37-38, e per far evolvere Eevee in una di queste due forme dobbiamo dirigerci per Bandeon a Leopoli, entrare nel negozio di vestiti hip hop e parlare con questo ragazzo che ci dirà: "Ehi, vuoi imparare questa mossa?" E noi sì, la possono imparare tutti quanti i Pokémon suono, che è il nuovo tipo introdotto appunto in questo fangame, e faremo evolvere Eevee insegnandogli questa mossa facendolo poi salire di livello. È anche un Pokémon abbastanza carino, ma per Skeleon dobbiamo invece recarci a Kansiria. Una volta a Kansiria andiamo nella casa più in alto che troviamo qui vicino al Pokémon Center. Parliamo con questa persona che ci insegnerà una mossa Drago Patto, se non sbaglio, ed è esclusiva dei Pokémon Drago. Se la insegniamo ad Eevee e lo facciamo salire di livello, evolverà in Skeleon, che è davvero figo come Pokémon. Una volta fatti evolvere, mettiamoli in squadra e possiamo cominciare la missione. Questi due Pokémon serviranno per catturare rispettivamente Regieleki e Regidrago, ma iniziamo dai Regi più classici. Per iniziare la missione bisogna andare innanzitutto nel Paradiso Sakura. Al Paradiso Sakura entreremo in una grotta che si è aperta da poco e troveremo Bellocchio insieme a due studiosi, due scopri rovine immagino, che stanno cercando di risolvere il problema causato da Reginalus. Il sigillo di Reginalus si è indebolito e se Reginalus dovesse venire appunto liberato sul mondo scatenerebbe quanti più disastri possibili, come qualsiasi Pokémon che giustamente viene rinchiuso. E che cosa faremo noi? Dovremo andare a catturare tutti quanti gli altri Regi per poi rimettere le steli al loro posto e bloccare Reginalus in questa maniera. Sì, però se mi parli di un nuovo Pokémon ti aspetti veramente che non lo andiamo poi a catturare? Dai, va. Io ho iniziato con Registeel, partendo da Scorpiopoli sono andato in alto e c'è subito la gola Steelix e appena entrati andiamo subito a sinistra, c'è una stradina che ci conduce alla sala di Registeel. Ora, come negli altri giochi Pokémon, anche questi qui avranno un puzzle da risolvere più o meno, però nei giochi Pokémon è programmato diversamente da qui. Qui ci dice per esempio: fai 6 passi in giù, fanne 5 a destra, 5 a sinistra e usa una MN particolare. In realtà basta posizionarsi nel punto corretto, nel tile esatto della mappa e poi usare la MN. Quindi magari se volete seguire il video per capire subito dove posizionarsi, tranquillamente potete farlo. Fatto sta che comunque vi tradurrò anche ciò che viene detto nelle incisioni in Braille. La lotta contro Registeel è stata più veloce delle altre e non ha richiesto neanche troppi tentativi. Il fatto è che purtroppo i Pokémon prima o poi le mosse finiscono i punti potenza e quindi iniziano a fare scontro e a farsi male da soli, quindi ci vuole qualche tentativo se avete Pokémon molto resistenti e poca fortuna come me. Una volta catturato Registeel sono andato direttamente a catturare Regieleki. Scendiamo da Scorpiopoli, c'è una stradina come vedete anche nel video che ci condurrà ad una nuova area appena aperta e troveremo un allenatore, una caramella rara e la grotta di Regieleki. Anche qui c'è un piccolo puzzle da risolvere e qui ci servirà, come detto all'inizio, Bandeon. E basta che l'abbiamo in squadra, non serve chissà quale magheggio per attivarlo. Usiamo anche qui, mettiamoci in un punto preciso della stanza, usiamo la MN e abbiamo risolto. Regieleki è quello che forse mi piace più di tutti dei nuovi Regi, e fin da quando è stato introdotto in Pokémon Spada e Scudo ovviamente, anche se Regidrago è un drago, basta quello. Però Regieleki è stato molto semplice da catturare anche lui, quelli più difficili ci arriveremo dopo. E facile, nulla di che. Sì, magari diversi tentativi anche qui, però nulla di troppo complicato alla fine. Bisogna solo mandarli a vita bassa e lanciare Pokéball. Lanciare più che altro le Maxi Ball, che sono quelle più efficaci per catturare i Regi, che sono tutti pesanti. Tranne uno, ma lo vedremo più in là.
Andiamo a catturare Regirock invece, che si trova dentro la palestra di Acquariopoli. Bisogna superare il primo piano della palestra e poi cascare quando siamo nel secondo, sbagliare il tile sul quale appoggiarsi, perché se vi ricordate c'era questo minigioco di scoprire il tile giusto, basta prendere quello sbagliato, cadremo e ci ritroveremo davanti alla stanza di Regirock. Anche lui mi ha dato un po' di problemi nella cattura perché non voleva assolutamente rientrarne, faceva tre movimenti la Pokéball e poi Pokéball e poi dopo scoppiava un'altra volta e via, così decine di tentativi, ma alla fine anche lui è stato preso. Andiamo quindi a catturare Regice. Per Regice andiamo a Vettapolare e scendiamo nella grotta che troviamo qui, la grotta 0 Kelvin se non sbaglio si chiama, e lo troviamo piuttosto facilmente vicino a questo Montanaro, insomma. Semplicissimo, anche lui richiede di fare questo minigioco, mettiti in un punto preciso della stanza, MN e così via, come tutti gli altri. Ed è carina comunque come cosa, anche se però funziona in maniera diversa dai giochi principali, ma è comunque carina. Ovviamente, come sempre, vi traduco anche quello che viene detto nelle incisioni. La sfida contro di lui è stata forse quella più lunga, che mi ha richiesto più tempo, più tentativi, ci ho speso non ricordo quanto tempo. Stavo registrando, ma la registrazione ho fatto tagli perché dovevo stopparla e poi riprenderla in un altro punto. È lunga, molto molto lunga. Manca solo Regidrago prima di passare a Regigigas. Regidrago, basta che andiamo a Cansiria, scendiamo un paio di tunnel, se non erro, e lo troviamo proprio in questo punto. Non so come spiegarvelo bene, ma in video si capisce meglio. Lo troviamo qui, anche qui piccolo puzzle da risolvere, e la lotta contro Regidrago è stata una delle più noiose. Non tanto perché fosse forte o perché ha richiesto più tempo, ma spammava sempre lo stesso attacco e tu lanciavi la Pokéball e non entrava, puntualmente. Faceva sempre tre movimenti e poi si liberava, sempre, costantemente. Alla fine mi faceva sperare che venisse catturato, invece no, peggio! Continuava a farlo sempre al terzo movimento a liberarsi. E mi stavano cadendo le braccia proprio, non ne potevo più. Una volta catturato anche questo Regidrago e recuperato anche l'ultima stele, possiamo tornare da Bellocchio nel paradiso Sakura e posizionare all'interno della grotta tutte quante le steli. Oh. A questo punto arriverà Bellocchio che ci dirà: oh bravo, hai posizionato tutte quante le steli, bravo, però c'è un altro Pokémon, Regigigas. Ora, Regigigas non è l'unico Pokémon a comparire una volta che posizioniamo tutte quante le steli. Perché? Perché il potere di Reginalus farà sì che tutti i Pokémon leggendari che abbiamo già catturato e non vengano da altre dimensioni e vadano in giro per la mappa di Eldew. Ora, quello che dovete fare è aprire PokéWest, selezionare la MN Volo e guardare quanti Pokémon ci sono in mappa. Fatto sta che, come nei giochi principali, quando voi volate da un punto ad un altro, quando cambiate mappa da percorso 4 a percorso 5 ad esempio, il Pokémon cambia posizione. Quello che ho fatto io è andare a percorso 3 e fare avanti e indietro fino a che Regigigas non arrivava a percorso 3. È il percorso dove appare con maggiore probabilità. Ve lo dico subito, a me è apparso tantissime volte lì quando stavo provando un altro percorso, quindi ho detto ok, vado lì prima o poi lo becco. E l'ho beccato al primo tentativo. Primo tentativo, repellente con Darkrai davanti a 70 e via, comparso lui subitissimo. Neanche 5 secondi nell'erba è apparso. Ora, il punto è, come catturo Regigigas senza perdere la stele? Non so se bisogna per forza catturarlo o basta sconfiggerlo, perché i Regi o li sconfiggevi o li catturavi, la stele la prendevi comunque. Regigigas, il problema è che quando lo catturi ha la stele con sé, ce l'ha come strumento tenuto, quindi devi per forza catturarlo, immagino. A meno che non c'è un comando che una volta sconfitto ti fa ottenere la stele. Non l'ho provato perché l'ho catturato subito. Non ho avuto neanche il tempo di provare e non volevo riprovare, perché un Pokémon che va in giro è un po' una seccatura. Ma una volta catturato Regigigas, prendiamo lo strumento che tiene con sé, andiamo di nuovo nel paradiso Sakura dentro la grotta, posiamo la stele ed è tempo di affrontare Regigigas.
Ora, se non avete catturato tutti quanti gli altri Pokémon vagabondi, non vi preoccupate, perché una volta catturato Reginalus, quei Pokémon continueranno a stare in giro per la mappa, rimarranno lì, quindi avete tutto il tempo del mondo per catturarli. Cominciamo questa sfida con Reginalus. Reginalus è l'unico Regi che pesa meno di un chilo, quindi la Maxi Ball non ha assolutamente alcun effetto positivo nella cattura di Reginalus. È un Pokémon leggero, non direi forte, ma interessante, è un'aggiunta al team dei Regi e è carino, nulla di troppo elaborato, come giusto che sia. Mi piacerebbe sapere però come ha fatto Regigigas a costruirlo, col potere psichico della mente, non lo so. Catturato anche questo Regi, lui barra lei, non importa, non ha alcuno strumento con sé. Non ho ben chiaro quale sia il fine ultimo della sua cattura, se apporta benefici magari per la squadra, e però è a livello 90. Ci sta, dai, non è proprio malvagio. Anche le IV degli altri Regi che ho catturato sono buone. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare poggi. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Nel prossimo video di Xenoverse, non so di preciso cos'altro c'è da fare, a parte il torneo Apollo, la nuova season del torneo Apollo. Quindi inizierò a lavorare su quella, vedrò il da farsi e poi magari finito Xenoverse. Finito Xenoverse dovrebbero cominciare a uscire i video della randomizer di Ypsilon, che andrà avanti penso per tutta l'estate. E una volta finita anche la randomizer di Ypsilon comincerà Pokémon Infinite Fusion. E devo ancora decidere bene come impostarlo, se fare tipo pochissima roba di storia, o meglio trattare i punti salienti e poi fare tutte le fusioni possibili e immaginabili, visto che ce ne sono 30.000, anche di più forse, quindi sarà davvero interessante vedere come uscirà quella serie. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima, bye bye!